Rosalind Franklin, chimica e cristallografa ai raggi X. Rosalind nacque nel 1920 a Londra. Suo padre voleva che facesse un lavoro adatto a una signora, disapprovava che le donne andassero all'università. Le donne della sua famiglia l'aiutarono a opporsi al padre e Rosalind ottenne un dottorato in chimica fisica all'università di Cambridge. La grande domanda di quel periodo era questa: che forma ha il DNA? Gli scienziati sapevano che il DNA formava i mattoni che costituivano il corpo umano, ma non avevano prove del suo aspetto reale. Rosalind Franklin era fra gli scienziati del King's College che studiavano il problema. Rosalind trascorreva ore e ore utilizzando i raggi X sulle delicate fibre del DNA e riuscì a catturare la famosa fotografia che dimostrava che il DNA è una doppia elica. Nel frattempo, anche altri due scienziati, James Watson e Francis Crick, cercavano di scoprire la struttura del DNA. Riuscirono a sbirciare il lavoro di Rosalind senza il suo permesso e usarono i suoi risultati per pubblicare il loro lavoro, senza attribuirle alcun merito. Di conseguenza lei fu ignorata. Rosalind abbandonò l'ambiente di lavoro tossico del King's College e continuò le sue ricerche. Entrò in un laboratorio di ricerca all'avanguardia e avviò interessanti ricerche con il virus del mosaico del tabacco e quello della poliomielite. Purtroppo le fu diagnosticato un cancro allo stadio terminale, probabilmente causato dalle radiazioni dei raggi X con i quali aveva lavorato tanto assiduamente. Morì nel 1958 a soli 37 anni. Dopo la morte di Rosalind, James Watson e Francis Crick vinsero un premio Nobel. James Watson, nel suo libro La doppia elica, scrisse commenti feroci e di cattivo gusto a proposito di Rosalind. Ammise anche di aver guardato i suoi risultati e la gente cominciò a capire da dove nasceva davvero la sua scoperta. Rosalind è ricordata come una donna che avrebbe dovuto vincere il premio Nobel. Adesso che conosciamo la storia del suo lavoro rivoluzionario, possiamo celebrare i suoi risultati.